I 5 Stelle hanno manifestato oggi davanti a Montecitorio dopo che 42 deputati del Movimento sono stati sospesi per le proteste di 8 giorni fa sui vitalizi. Giuseppe Carboni. Escono da Montecitorio mostrando le foto di alcuni deputati degli altri partiti. Quelli dicono che lo scorso 22 marzo hanno bocciato la proposta di abolizione dei vitalizi dei parlamentari. Decisione che portò i 5 Stelle a protestare in aula durante il question time e subito dopo davanti all'ufficio di presidenza. Nella bagarre 4 commessi finirono in infermeria. Fatti gravi senza precedenti, un attentato al funzionamento delle istituzioni, le motivazioni dell'ufficio di presidenza di Montecitorio che ha inflitto ai 5 Stelle pesanti sanzioni, che sono di 5, 12 15 giorni. Riguardano 42 parlamentari, sono cumulabili e per questo c'è chi, come Giorgio Soria, resterà fuori dall'aula per 27 giorni. Ma la pena attesa, forse prevista, è l'occasione per i 5 Stelle di rilanciare la battaglia sulle pensioni dei parlamentari, che dicono vanno equiparate a quelle dei normali cittadini che in pensione ci vanno dopo 43 anni di lavoro. Mentre, dopo soli 4 anni e 6 mesi, compiuti 65 anni, deputati e senatori percepiranno 900 euro. Noi non ci arrendiamo, cioè avranno vinto una battaglia sulle pensioni dei parlamentari, ma non hanno vinto ancora la guerra. Adesso troveremo altri strumenti per riuscire a far saltare questa pensione a settembre. Di Battista ha in mano una foto del PD Giachetti. Fa gli scioperi della fame e poi vota contro l'applicazione della legge Fornero per i deputati, dice. Passa poco e via tweet riceve la risposta al vetriolo del vicepresidente della Camera. E qui si entra nel campo del conflitto permanente tra 5 Stelle e Democratici, oggi aperto anche sul fronte della legge elettorale. Roberto Fico smentisce accordi sottobanco con il PD. La nostra proposta è illegalicum. Se la vogliono sostenere, lo dicano apertamente in Parlamento.